Allora, supponiamo di avere una funzione f da E in R. Per adesso supponiamo che E sia aperto. In realtà molte delle cose valgono anche se non è aperto, ma qual è il motivo? Che per un aperto tutti i punti sono di accumulazione, tutti i punti dell'insieme sono di accumulazione, quindi non dobbiamo più scrivere. A questo punto, se io prendo x con 0, supponiamo che esiste f' di x con 0 per ogni x con 0 appartenente a D. Allora io quindi posso calcolare la derivata in ogni punto. Allora posso anche andare a considerare la funzione che associa x appartenente ad E, f' di x, che è un numero reale. Ah, naturalmente E è sempre sotto insieme di R, eh? È chiaro? Cioè, io, attenzione, non sto più considerando il valore della derivata di un punto. Il valore della derivata di un punto è un numero. Se però, diciamo, il punto dove calcolo la derivata lo faccio variare, questa è una funzione. Allora, vediamo un po'. Se io considero x fissato, f' di x, chi è? Lo sapete scrivere come limite? Sì, proprio. Di chi? È scritto, limite? Limite di x. X. Eh no, quella è la derivata di x con 0, io voglio calcolare in x. Ah, x che tende a x, che significa x tende a x? Se il punto che ho fissato lo chiamo x, che devo fare? No. X con 2 è il nome della variabile che devo cambiare. Per esempio, t che tende a x. Oppure posso anche fare un modo un po' più elegante di risolvere la questione. Io cosa faccio? Aggiungo x sta fisso, gli aggiungo un incremento h, quindi il mio incremento è già h, faccio tendere h a 0, che significa come dire x più h tende a x, e faccio il rapporto incrementale che è f di x più h meno f di x fratto h. In genere si usa anche questa notazione qua. Però non vi dovete perdere un bicchiere d'acqua. Se io devo fare la derivata del punto x, la farò nel punto x, devo fare il limite del rapporto incrementale del punto x. Siccome la x già sta impegnata, ed è x in questo momento lo sto ritenendo fissato, devo usare un altro nome. Chiamatela t, chiamatela y, chiamatela s, chiamatela come vi pare e basta. Che non la chiamate x. Piacere, come ti chiami Antonio? Ah, pure io sono Antonio. Allora, comincia a fare Antonio 1, Antonio 2. Ok, quindi attenzione, ripeto. Prima l'idea era fisso un punto, calcolo la derivata che in quel punto che è un numero. Adesso suppongo che lo posso fare dappertutto. Con tutti questi valori ci faccio una funzione, cioè prendo la funzione che a ogni x associa la derivata calcolata in x. Questa si chiama la funzione derivata e si indica con f'. Adesso il nostro scopo è proprio far vedere, prendere una serie di funzioni elementari e di calcolarci la funzione derivata. Perché così quando sappiamo la funzione derivata automaticamente sappiamo calcolare la derivata in ogni punto, basta prendere la funzione derivata e andare a calcolare in quel punto. Ricordando questa tabella, se poi non ci ricordiamo questa tabella deve avere una certa struttura in maniera tale che se non ti ricordi una cosa, la puoi ricostruire dalle cose che stanno vicine.
Adesso non potremo calcolare tutte le derivate perché ancora non abbiamo fatto la derivata della funzione composta e quella della funzione immensa, ma ci manca poco. Allora, cominciamo f di x, allora facciamo, qua mettiamo f e qua dobbiamo calcolare f prima. Allora cominciamo con una costante, allora devo fare il limite. La costante definita su tutto R è il limite per x che tende x con 0 di c meno c fratto x meno x con 0. Sopra viene 0, fratto x meno x con 0 fa 0, il limite fa 0. Quindi la derivata di una costante è 0. Prendiamo x. Allora, devo fare il limite per x che tende a x con 0 di x meno x con 0 fratto x meno x con 0, e chiaramente fa 1, vale sempre 1 e fa 1. Proviamo la funzione x alla n. N è un numero naturale, quindi intero positivo. Allora che devo fare stavolta? Devo fare limite per x che tende a x con 0 di x alla n meno x0 alla n fratto x meno x con 0. Non sapete fare questo limite? In realtà fate prima la divisione. Quando fate la divisione, ah, scusate, la questo non mi serve più. Quando fate la divisione, qui viene x alla n meno 1 più x con 0 per x alla n meno 2 più x con 0 alla n meno 2 x più x con 0 alla n meno 1. Ah, questo è b meno a alla n fratto b meno a fa b alla n meno 1 più b più a per b alla n meno 2 più eccetera eccetera. Volete la prova? Moltiplicate tutto per x meno x con 0. Quando vado a moltiplicare per x meno x con 0, allora mi viene x alla n, poi mi viene x per questo, meno x con 0 per questo se ne va. Poi tutti quanti gli altri se ne vanno sempre in croce, e alla fine mi rimarrà solo l'ultimo, meno x con 0 per x con 0 alla n meno 1, che fa meno x con 0 alla n. Quindi, o facendo la divisione secondo Ruffini, o moltiplicando questo denominatore per questa parentesi, vedete che esce fuori il numero. A questo punto devo fare il limite, ma io prendete uno di questi qua, per esempio. Allora qua c'è x con 0 a una certa potenza e x elevato a n meno quella potenza. Allora, quando x tende a x con 0, questo qui è un monomio, cioè sicuramente una funzione continua. A cosa tende? Allora, questo tende a x con 0, quest'altro tende a x con 0 alla n meno 2. Ma x con 0 e x con 0 alla n meno 2 quanto fa? E questo qua ha x con 0 alla n meno 1. E questo qua ha x con 0 alla n meno 1. E questo qua pure x con 0 alla n. Insomma, tende sempre a x con 0 alla n. Quanti sono gli addendi? N. N. Contatelo con l'esponente di x con 0. L'esponente di x con 0 arriva alla n meno 1. Sale, incrementa di 1 in 1, ma parte da, non da 1, da 0. Se partiva da 1 erano n meno 1, quindi partendo da 0 sono n. Quindi quanto fa questo limite? N volte per x con 0 alla n meno 1. Quindi qua che ci devo scrivere? N che moltiplica x con 0 alla n meno 1, no x con 0. Perché quella è la calcolata di x con 0, adesso la derivata. Questa è la funzione calcolata in x, questa è la derivata calcolata in un punto generico x. X con 0 a quel punto è un punto qualunque, lo chiamiamo x, è chiaro?
vedere come la possiamo derivare questa. Questa è 1 fratto x alla n, la funzione. Quindi questa è la mia f. Allora, f prima di x come si fa? Beh, allora la derivata, se g di x è uguale a 1 su f, allora la sua derivata come si fa? Devo fare f quadro di x sotto, devo fare la derivata del numeratore, per il denominatore non derivata fa 0, meno la derivata del denominatore per il numeratore non derivato, che faceva 1. Quindi la derivata del reciproco è un caso particolare della derivata del rapporto, quindi è meno f' su f'. Ok? Quindi nella fattispecie chi è? Vabbè, qua l'ho chiamata f, chiamiamola g perché così non mi si incrociano i neuroni, gli assoni che partono dai neuroni. E allora, chi è f di x? F di x è x alla n. Ma f' chi è? N x alla n meno 1. E col meno davanti, e poi sotto c'è x alla 2n. Quindi quanto viene? Viene meno n x alla meno n meno 1. Quindi n appartiene sempre a n. In realtà questa formula è la stessa di prima, perché sempre l'esponente passa giù e l'esponente viene viene diminuito di 1. Quindi in realtà io posso anche riscrivere per brevità, posso scrivere n appartenente a z, n diverso da 0. In effetti, se ci metto 0, non è che la formula è proprio sbagliata, perché x alla 0 è 1. In realtà x alla 0 è 1 per x diverso da 0, perché 0 alla 0 non viene definito. E quindi qua mi viene 0 per 1 su x, che fa 0, che è la derivata di 1 per x diverso da 0. Ma per x uguale a 0 questa qua non è definita, semplicemente perché se usiamo n uguale a 0, ma neanche 0 alla 0 si può definire. 0 a 0 è una forma indeterminata, può, se facciamo il limite di x tende a 0 di x alla x, fa 1. Ma se lo facciamo di altre due funzioni infinitesime, una alla base e un'altra esponente, il limite può fare qualcosa di diverso. Quindi è meglio scrivere n appartiene a z, ma n è diverso da z. Va bene. Ci sono altre funzioni che possiamo, di cui possiamo calcolare la derivata? Sì, una c'è. E alla x. In realtà e alla x non l'abbiamo ancora definito per bene, però in realtà modulo certe cose abbiamo calcolato anche un limite, esattamente quel limite che ci serve per calcolarne la derivata. Come si fa la derivata dell'esponenziale? Io devo fare il limite per x che tende a x con 0 di e alla x meno e elevato alla x con 0 fratto x con x. Allora, questo è il limite per x che tende a x con 0, sopra metto in evidenza e alla x con 0, e mi rimane e alla x meno x con 0 meno 1.
fratto x meno x con 0. Allora, questa è una costante e passa fuori, quindi viene e alla x con 0 per il limite. Adesso x meno x con 0 lo chiamo t, quindi t, quando x tende a x con 0, t tende a 0, e sopra che cosa mi rimane? E alla t meno 1, e sotto viene t. Ma questo è un limite notevole che abbiamo calcolato, il limite per t che tende a 0 di e alla t meno 1 fratto t, o e alla x meno 1 fratto x, non l'avevamo scritto con la x, ma è la stessa cosa. Abbiamo già osservato che cambiando il nome della variabile non cambia nulla. Era un limite notevole che faceva? Quanto faceva questo? 1. Quindi 1 per e alla x con 0 fa e alla x con 0. Quindi, che ci devo scrivere qua? E alla x. Quindi la derivata della funzione esponenziale è la funzione esponenziale stessa. Diciamo, la funzione esponenziale e i suoi multipli sono le uniche funzioni che hanno la cui derivata è uguale alla funzione. Cioè, la derivata della x fa la x, la derivata di 3 è la x fa 3 è la x. La derivata di 0 fa 0. A volte si usa dire, fa la domanda, ma qual è l'unica funzione che è derivata rimane uguale? Esponenziale. No, non è l'unica. Per esempio, se io dico 0, se io di 0 fa 0. Però è un multiplo dell'esponenziale, è un multiplo dell'esponenziale con la costante 0. Infatti, le uniche funzioni la cui derivata è uguale alla funzione stessa sono i multipli della funzione esponenziale. Questo lo vedremo più là. Ah, c'è ancora qualcosa che possiamo fare? Beh, ci sono seno, coseno e tangente. Oh, la cotangente non la sentirete mai nominare, ma non perché non ci sta o perché qualche esercizio non ci possa essere. Semplicemente la cotangente è reciproca della tangente, quindi è inutile, diciamo, stare lì a... o come la secante che è reciproca del coseno, la cosecante che è reciproca del seno. Allora, andiamo a vedere. Seno, coseno e tangente. Allora, cominciamo a fare il limite per x che tende a x con 0 di seno di x meno seno di x con 0 fratto x meno x con 0. Indovinate che cosa usiamo? Le formule di Rostovesi. Quindi questa è la terza volta che usiamo queste formule di Rostovesi. Allora, quell'esercizio che ho fatto all'inizio dell'anno l'ho fatto perché mi serviva, no? Quindi qua cosa viene? Viene il limite per x che tende a x con 0, qui sopra viene 2 seno di x meno x con 0 mezzi per coseno di x più x con 0 mezzi fratto x meno x con 0, uguale limite per x che tende a x con 0 di seno di x meno x con 0 mezzi fratto x meno x con 0 mezzi per limite per x che tende a x con 0 di coseno di x più x con 0. Ho già separato quello che mi interessava, cioè il limite prodotto con il prodotto dei limiti. Questo è un limite notevole che fa 1. X meno x con 0 mezzi lo chiamo t. Quando x tende a x con 0, x meno x con 0 tende a 0, quindi anche se lo divido per 2 continua a tendere a 0. Quindi questo viene il limite per t che tende a 0 di seno di t su t. E l'altro, che qua che costante viene? Viene coseno di x con 0. Questo è banale perché il coseno è una funzione continua. X tende a x con 0, quindi qua viene 2x con 0 fratto 2, cioè x con 0, quindi viene coseno di x con 0. Questo limite si sa che fa 1 e quindi il tutto viene coseno di x con 0.
Quindi qua cosa devo segnare? Coseno di x. Se adesso lo faccio con il coseno, qua ci metto coseno meno coseno, qui viene meno 2 seno seno. Quindi viene meno questo, e qua ci viene seno, e quindi alla fine, vabbè, quello tende a meno 1, questo tende a seno di con 0, quindi viene meno seno di con 0. Quindi qua cosa devo segnare? Meno seno di x. Oh, voglio fare una piccola anticipazione. Vedremo nei prossimi giorni che quando la derivata di una funzione è positiva, la funzione cresce, quando è negativa la funzione sta decrescendo. Allora, funzione seno, facciamo solo tra, zero, tra meno pi greco e pi greco. Funzione coseno, sempre tra meno pi greco e pi greco. Allora, vedete, qui la funzione sta crescendo, la funzione seno sta crescendo con la massima pendenza, qui la funzione coseno è positiva e vale il valore massimo 1. Quando la funzione seno arriva a un massimo, la derivata, vedremo, sarà 0, quando questo scende la derivata è negativa. Allora, cioè, i grafici di delle funzioni seno e coseno vanno d'accordo con questa informazione e vanno d'accordo anche con quest'altra informazione. Quindi, se voi avete qualunque dubbio, per esempio, dove sta il meno, se io prendo, però vi ricordate il grafico, prendo il meno, non mi ricordo se il meno sta qua o se il meno sta qua, guardo un attimo il grafico e dico no, il meno deve stare qua per forza, perché quando in 0 la funzione seno sta crescendo, la funzione coseno deve essere positiva. Quindi qua ci deve stare più. La derivata deve essere positiva, quindi là ci deve stare più coseno. E cioè, voglio dire, una volta che sapete questo, conoscete i grafici e avrete poi le derivate, e saprete quello che diremo da qualche giorno, non potete più dirmi una cosa per un'altra, perché vi faccio subito vedere che state dicendo fesserie. È chiaro? Adesso andiamo alla derivata della tangente. Allora, f, notate che io, se voglio scrivere la derivata della tangente, scrivo f' f di x con la tangente e poi f' di x. Potrei anche scrivere tangente tra parentesi primo di x, però proprio per non farvi confondere. Molti, io all'esame chiedo la derivata della tangente, allora voi scrivete tangente e poi ci scrivete uguale. Voi dovete calcolare la derivata, mica è uguale alla f. E mica sono tutti esponenziali. Allora, come si fa la derivata della tangente? La tangente è seno su coseno, allora si fa il denominatore al quadrato, poi si fa la derivata del numeratore, cioè coseno per il denominatore non derivato, quindi coseno per coseno coseno quadro, meno la derivata del denominatore, che è meno seno per il numeratore non derivato, quindi meno sen quadro col meno davanti diventa più sen quadro di x. Coseno quadro più seno quadro fa 1, quindi la derivata fa 1 su coseno quadro. Quindi qui abbiamo 1 fratto coseno quadro. Ok. Vediamo un po'
Che altri limiti non li abbiamo fatto noi? Beh, intanto alcune funzioni alcune funzioni possiamo calcolare subito la derivata, basta ricordarsi le definizioni. Chi è? Allora, funzione seno iperbolico, com'è definita? Oh, le definizioni sono l'unica cosa che vi dovete ricordare. Il resto ve lo calcolo, ve lo ricavate. E alla x meno e alla meno x fratto 2. Sono convinto che già l'abbiamo detto una volta. Coseno iperbolico chi è? Boh, almeno che ho detto il seno iperbolico. Questa è la definizione. Poi ricordate i nomi, seno, coseno, quest'altro è seno iperbolico, coseno iperbolico, vedremo che sono parenti, poi sono parenti, anche se non sembrerà, dai grafici non sembra, dai nomi però sembra, che se no lo chiamiamo seno iperbolico, coseno iperbolico. Poi qua c'è iperbolico, anche questo ha un significato, ma lo vedremo più là, non forse all'analisi 2. O ad analisi 1. Tangente iperbolica e seno iperbolico fatto così. Tangente iperbolica sarà seno iperbolico. Quindi vedete, se le notazioni hanno un senso, usiamo qua la notazione americana, tan H, tangente iperbolica. Loro invece di dire tangente scrivono TG, scrivono tan. Tangente. Allora, questo quanto fa quindi? Allora, cominciamo a fare la derivata del seno iperbolico. Facciamo sen h primo di x. Quando devo fare? Cosa devo fare? La derivata di alla x? La derivata di alla meno x e alla meno x è uguale a 1 fratto e alla x, quindi chiamiamo la f per un attimo. Quanto fa la sua derivata? F' di x è uguale a meno e alla x fratto e alla 2x, cioè meno 1 su e alla x, cioè meno e alla meno x. L'ho dovuta fare così perché ancora non abbiamo fatto la derivata della funzione composta. Comunque la derivata di e alla meno x è meno e alla meno x. Quindi qua cosa mi viene? Più e alla meno x. Quindi la derivata del seno iperbolico chi è? È il coseno iperbolico. Adesso vediamo la derivata del coseno iperbolico. E alla x. Meno e alla meno x. Quindi che devo segnare qua? Allora mettiamoci, continuiamo la tabella. Allora qui facciamo f, qui ci mettiamo il primo, qua ci mettiamo seno iperbolico, qua ci dobbiamo mettere di qua cos h di x, qua sen h. Adesso andiamo a fare la derivata della tangente iperbolica. Allora, tan h primo di x. Allora facciamola da qua e poi facciamola come seno iperbolico su coseno iperbolico. Questo quanto fa? E alla x più e alla meno x denominatore al quadrato. Adesso devo fare la derivata del numeratore. E alla x più e alla meno x che moltiplica il denominatore non derivato meno
la derivata del denominatore e alla x meno e alla meno x, che moltiplica il numeratore non derivato. Adesso quando vado a fare la quadrato di questo, questo è a più b al quadrato, a quadro più b quadro più 2ab, questo è a meno b al quadrato, quindi a quadro più b quadro meno 2ab, è chiaro che viene 4ab, però a per b, se ci fate caso, fa 1, perché se questo lo chiamate a, questo è esattamente 1 su a, allora qua viene a quadro più 1 su a quadro più 2, qua viene a quadro più 1 su a quadro meno 2. Quando vado a fare la differenza, viene tutto tranne i 2, 2 meno meno 2 fa 4, quindi fa 4 fratto e alla x più e alla meno x al quadrato. Ma questo chi è? Se lo rovesciate, vedete subito che è il quadrato di questo. Quindi questo qua è 1 fratto cosegno del cos al quadrato. Ma d'altro canto, siccome la tangente iperbolica era seno iperbolico su coseno iperbolico, allora come si fa la derivata? Coseno h quadro sotto, e poi si fa la derivata del seno iperbolico e coseno iperbolico meno, per il denominatore non derivato, quindi viene coseno h quadro meno la derivata del coseno iperbolico, che è il seno iperbolico, per il numeratore non derivato, quindi viene meno seno h quadro. Quindi in realtà come sottoprodotto di questa cosa abbiamo trovato, si può anche fare direttamente, si vede che qual era la relazione fondamentale tra seno e coseno? Seno quadro più coseno quadro fa 1. Qual è la relazione fondamentale tra seno iperbolico e coseno iperbolico? Coseno h quadro meno seno h quadro è uguale a 1. Oh, qua ci metto tangente iperbolica e qua ci devo mettere 1 fratto coseno iperbolico al quadrato. Beh, come vedete, non è, cioè voglio dire, se facciamo i grafici di seno, coseno, coseno iperbolico non si assomigliano, ma qua delle somiglianze ci sono, la derivata di seno fa coseno, la derivata di coseno fa meno seno, qua la derivata di seno iperbolico fa coseno iperbolico, la derivata di coseno iperbolico fa seno iperbolico, quindi tranne il meno è lo stesso schema. La derivata di tangente fa 1 su coseno quadro, la derivata di tangente iperbolica fa 1 su coseno h quadro. Chiaro? E quindi abbiamo fatto queste funzioni qua. Allora, in verità c'è un'altra derivata, quella anche la potremmo fare come funzione inversa, ma che possiamo fare ancora anche adesso. La derivata del logaritmo. Ah, il logaritmo però è definito per x maggiore di 0. Allora cosa dobbiamo fare adesso? Il limite per x che tende a x con 0 di che cosa? Logaritmo di x meno logaritmo di x con 0 fratto x meno con 0. Allora vediamo un po', x, questo lo posso scrivere così come limite per x che tende a x con 0 del logaritmo di x fratto x con 0 fratto x meno x con 0, logaritmo della differenza di due logaritmi e logaritmo del rapporto. Allora, chiamo x uguale x con 0 più h. Ok? Quindi questo diventa il limite per h che tende a 0 del logaritmo di x con 0, diciamo 1 più h fratto x con 0, tutto fratto h.
questo assomiglia a un indice notevole. Cioè, mannaggia questo x con 0 che non ci voleva. Se qua non c'era questo x con 0, questo limite faceva? No, quale è? 1. Abbiamo calcolato e faceva 1. Però io posso moltiplicare e dividere per x con 0. Adesso x con 0, scusate, lo non mi con 0 più h uguale no, eh sì, perché io sto, scusate, qua stavo facendo l'errore. Dove sto moltiplicando e dividendo per x con 0? Al denomina? Quindi questo x con 0 in realtà sta al numeratore, quindi questo deve stare al denominatore. Quindi questo 1 su x con 0 passa fuori, h su x con 0 lo chiamo t, e quindi sopra mi viene logaritmo, ovviamente x con 0 è maggiore di 0, per cui se h tende a 0, t tende a 0, qua mi viene logaritmo di 1 più t fratto t. Questo limite notevole fa 1, e quindi il limite da calcolare mi fa 1 su x con 0. Quindi se qua c'avevo scritto logaritmo di x, qui che ci devo scrivere? 1 su x. Quindi la derivata della funzione logaritmo è la funzione 1 su x. No, t è h su x con 0. Ho chiamato t h x con 0, in maniera tale questo diventa t, questo diventa t e questo diventa un limite notevole. D'altro canto, se h tende a 0, anche t tende a 0, viceversa, che x con 0 è una costante positiva. Ok, quindi abbiamo calcolato, diciamo, con le mani e con i piedi abbiamo calcolato una decina di derivate. Ci rimane da calcolare, diciamo, qualche altra derivata che potremmo ancora fare con, diciamo, artifici di questo tipo, ma in realtà poi là vale la pena di comunque dobbiamo fare di fare la derivata della funzione composta e la derivata della funzione immersa, però quelle magari le facciamo giovedì, perché comunque nell'ora successiva voglio continuare a fare un po' di esercizi per non affaticarmi. Vediamo un po' quelle sono. No, ci abbiamo ancora 5 minuti. Allora, adesso, visto che un'altra derivata possiamo fare, x alla half. Com'è definita x alla half? La funzione x alla alfa allora, A elevato a B, supponete che A e B siano, vabbè, B può essere di segno qualunque, A deve essere positivo, lo posso scrivere come l'esponenziale del logaritmo di B logaritmo A? Siete d'accordo? Su queste prima le imparate, meglio è, se non l'avete, se la conoscete già. Chiaro? Qui è semplicemente la proprietà del logaritmo, che questo logaritmo di A elevato a B. Poi, se portate B dentro come esponente della A, esponenziale e logaritmo sono due funzioni immerse, l'una dell'altra. Il logaritmo è definito come la funzione immersa dell'esponenziale, vabbè, su questo discorso ci torneremo, prima o poi lo daremo in maniera più rigorosa. Ok? Esponenziale
logaritmo. Chiaro? Quindi, se io prendo la b, prima calcolo il logaritmo, poi calcolo l'esponenziale, certamente non succede niente di male. Torna il valore di prima. Alla b però, ovviamente, deve essere un numero positivo per calcolare il logaritmo. Allora mi va bene, diciamo che basta che la base sia positiva. Altrimenti non so, non saprei come definire. In certi casi, se la base è negativa, meno 5 alla 3 si può fare, ma meno 5 alla radice 2 che significa? In realtà, io adesso per definire a elevato a b, per qualunque esponente, diciamo a è maggiore di 0, b appartiene a r, uso esattamente questa identità. Diciamo, per tutti i valori che potevo fare prima, vale è uguale. La definizione non è cambiata perché valeva come uguaglianza. Se ci metto per esempio radical 2 alla radical 3, questo che senso ha? Non è, l'esponente non è un numero razionale, quindi non posso fare alla 3 quarti significava elevavo alla 3 e poi facevo alla radice quarta. Alla radical 3 potrebbe darmi dei problemi concettuali a capire che cos'è questa cosa. Se lo scrivo così non mi dà nessun problema, perché se devo fare radical 2 alla radical 3, qua ci metto logaritmo di radical 2 e qua ci metto moltiplico per radical 3 e poi faccio l'esponenziale. Se lo facevo con i numeri razionali andava bene, con gli esponenti razionali andava bene, se lo faccio con un esponente qualunque lo definisco così. Chiaro? Quindi x all'alfa p è, non è altro che l'esponenziale di alfa per logaritmo x. Ecco, però è quello che non sappiamo, è la regola di reazione della funzione composta. Quindi adesso, però cominciamo a scrivere così. Quindi sappiamo questo. Con alfa x maggiore di 0 e alfa un qualunque numero reale. Quanto fa la derivata di x ad alfa? Ve lo scrivo, anche se per adesso non lo dimostriamo, ve lo scrivo lo stesso. Fa alfa per x ad alfa meno 1. Quindi come vedete è sempre la stessa regola. È sempre la stessa regola. E qua non ho problemi a scriverlo anche per alfa uguale a 0, perché se lo scrivo per alfa uguale a 0, x è comunque maggiore di 0, quindi la derivata di x alla 0, cioè 1, fa 0. È chiaro? No, la dimostrazione, no, la dimostrazione non è la stessa cosa di prima. Per fare la dimostrazione devo fare la derivata di questa funzione qua. Per fare la derivata di questa funzione qua uso questa regola che adesso vi do, ma la dimostriamo giovedì. Come si fa? Vedi, qui ha una funzione composta, hai g di f di x. Allora si usa quella che si chiama la regola della catena. Cioè nel derivare si fa la derivata allora chi è la funzione esterna? La funzione esponenziale. Chi è la derivata della funzione esponenziale? La funzione esponenziale stessa. Quindi si fa g', calcolata dove? Nel suo argomento. Per la derivata della funzione integra. Quindi per la derivata di questa fa alfa volte la derivata del logaritmo fa 1 su x, e quindi questo, se vi ricordate, faceva x alla alfa per alfa su x, non fa altro che alfa x alla alfa, che è esattamente quello che ho scritto qua. Allora, vediamo se avete capito. Questa, per capire la regola della catena, io uso questo gioco di parole che... Allora, supponete di avere una funzione che è logaritmo del cavallo di x. Cavallo è un nome di una funzione. Logaritmo di cavallo di x. Se devo fare la derivata rispetto a x, quanto fa? 1 su cavallo per la derivata la derivata di cavallo di x. Cavallo calcolato di x.
Invece supponiamo che adesso chiamo la variabile, la chiamo cavallo, invece di chiamarla x. Quanto fa la derivata di logaritmo di cavallo? In de cavallo, cioè rispetto alla derivata alla 1 su cavallo, e basta. Perché non devo fare ulteriore derivata. Quindi quando vi dicevano questo gioco di parole, la derivata del logaritmo di cavallo in de cavallo fa 1 su cavallo. Perché se la sto facendo rispetto a x fa 1 su cavallo, la derivata di cavallo rispetto a x. Quindi state attenti. Ed è quello che ho detto, è formalmente corretto, basta che posso dare i nomi alle funzioni come mi pare. In informatica spesso le funzioni le chiamate Pippo, non ho capito, io non la posso chiamare cavallo. Come no? Tu portami 10 programmi informatici, ci stanno 5 Pippo da qualche parte. Non è vero, No, programmi diciamo esercizi. Ok, allora insomma abbiamo tirato questi 5 minuti. Ci possiamo fermare.